Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed a thousand ways. I wish I looked the way I feel. Break things, my life gets complicated. Boyfriend, don't wanna talk about it. Teenage, I'll work it out in the end. Troppo impegnata questa settimana, possiamo fare la prossima. Va bene, controllo l'agenda. Vediamo, che ne dici di venerdì a mezzogiorno? Ti ho messo le cose della palestra nella borsa. Bene, allora me lo segno, arrivederci. Passo a prenderti alle 3:30 per andare dal dentista. Ah, ci dobbiamo proprio andare! Non so come facesse la mia mamma. Nonostante lavorasse tutto il giorno, riusciva a tenerci sotto controllo. Sapeva dove andavamo, cosa mangiavamo e di cosa avevamo bisogno. Mamma, quando vai al supermercato, mi compri lo shampoo? L'ho preso ieri. Sei grande. Ciao, piccolini. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Buona giornata. Speravo davvero di essere come la mia mamma, perché quel giorno a scuola avremmo iniziato il famoso progetto genitori. Dunque, Sharon, tu hai il bambino virtuale numero 14. Ricevuto, professore. Non ci posso credere, ma questo affare sembra proprio vero. Ciao, piccolo. Che carino. Aspetta un momento, sarà un maschio o una femmina? Stavo pensando di chiamarla Nina, sì, proprio come me, visto che è così graziosa. Poi le comprerò un sacco di vestiti. Ricorderete che abbiamo già parlato della riproduzione e questa settimana affronteremo in maniera più diretta quello che succede dopo la nascita. Per aiutarci abbiamo a disposizione uno strumento eccezionale, il bambino da crescere. Questi bambolotti virtuali non solo sembrano veri, ma si comportano come se lo fossero. Ad esempio, si mettono a piangere per farvi capire se hanno bisogno di essere cambiati o hanno fame. Voglio che questa esperienza sia molto realistica per voi. Solo così vi renderete conto di cosa significhi veramente essere genitori. Professore, scusi, ma quando si mettono a piangere, come facciamo a sapere cosa vogliono? Visto che siete genitori, dovrete capirlo da soli. Ogni bambino è dotato di una serie di accessori. Capirete che ha bisogno di essere cambiato se smetterà di piangere sostituendo il pannolino A con quello B. Se non funzionasse, potrebbe avere fame. Allora metterete la chiave rossa in questa fessura nella schiena del bambino per nutrirlo. C'è una chiave per fargli fare il ruttino, una per tranquillizzarlo, eccetera, eccetera. Provatele da bravi! E come un vero genitore vi prenderete cura di lui giorno e notte per tutta la settimana. Credi che mi porterò in giro questa bambola? È davvero fuori! Dovete sapere che ogni bambino ha un microchip che registra in che modo vi prendete cura di lui. E adesso, ragazzi, attiverò i vostri simulatori. Che lo vogliate o no, state per diventare genitori. E come mai non si accende? Ecco cos'era quell'odore di fragola. Divertente. Adesso dovrò farlo riparare. E non ho altri simulatori. Questo significa che non devo fare il papà? No, significa che condividerai il tuo bambino, Alden. Che ne dici di fare il genitore insieme con Buck? È veramente fantastico, è come avere un animaletto, solo che questo è un bambolotto. Sì, bello, bello, ma non so come farò a prepararmi per la finale di basket. Se Shaquille mi tiene sveglia tutta la notte. Perlomeno Shaquille è un gran bel nome. Il nostro l'abbiamo chiamato Balden. E senti, era l'unico modo per fargli capire che i genitori siamo noi due. E tu cosa hai pensato, Sharon? Come chiamerai la tua bambina? Io stavo pensando a Diane, come la grande Diane Fossey, che lavorava con i gorilla in Ruanda. Dovresti chiamarla come il professore. È l'unico modo che hai per superare la prova. Per tua informazione, Nina, sono assolutamente pronta per questo. Ho ben 5 animali che curo moltissimo.
Ti prego, non sei tu che hai perso uno dei tuoi cani e mi hai trascinato per tutta la città a cercarlo? Ma era diverso! Sì, sì, ma questa cerca di non dimenticartela mentre torni a casa. Non vai a prenderti il pranzo, Harper? O hai deciso di mangiare la pappa della tua bambina? Sei disgustosa, Wong! Nina si stava sbagliando sul mio conto. Io avevo molta cura degli animali perché avevo imparato dalla migliore di tutti, dalla mia mamma. Perché non avrei dovuto farcela con un bambino? Mamma, tutto ok? Sì, sì, tutto ok. Guarda cosa ho trovato. Oh, ma questo è il marsupio di Josh. Il cappello di Adam. Oh, e questo è il maglioncino che ti aveva fatto la nonna. Credi che andrà a Diane? Non posso credere che tu abbia conservato tutte queste cose. Non penserai di avere altri bambini, vero? Oh. No, però un bel giorno potrei diventare nonna. Grazie per aver trovato il marsupio. Mi servirà per andare al cinema stasera. Vuoi portarla al cinema? E se piange? Me la caverò. Le vere mamme lo fanno sempre. Sei sicura? Vuoi che la guardi io? No, non è permesso. Nel progetto dobbiamo comportarci come nella vita vera. E comunque, quando avrò un bambino, non smetterò certo di fare quello che faccio di solito. Buon divertimento. L'hai cambiato, gli hai dato da mangiare. Certo, certo. E non ho la più pallida idea di quale sia il suo problema. Magari il tuo bambino non vuole essere cullato. Sì, forse hai ragione, Sharon. Non sapevo che fossi così esperta. Ah, è stata solo un po' di fortuna. Cosa sta facendo? Che gli succede? Niente, ha soltanto il singhiozzo. Tutto qua? Io conosco un buon metodo per il singhiozzo. Ben fatto, Buck. Non so chi faccia più balcano, se voi o i vostri bambini. Ci scusi, li portiamo fuori un momento. Buongiorno. Stai bene, Sharon? Sto bene, perché? Perché stai mangiando i cereali con la forchetta. Credo di non essermi ancora svegliata del tutto. Diane non dorme facilmente. Pronto? Buongiorno. Oh, non credo che Sharon possa fare il suo turno di lavoro. Sta facendo un compito. È la veterinaria, fammici parlare. Salve, Georgina. No, nessun problema. Fantastico, ci vediamo dopo la scuola. Sei sicura che sia una buona idea? Ha bisogno di me, non posso usare Diane come una scusa per non andare a fare il mio lavoro come volontaria. Non si tratta di trovare una scusa, ma non sarà facile badare a Diane e alla clinica. È proprio questo il punto, dimostrare che ce la posso fare. Tu hai cresciuto 3 bambini. Io credo di riuscire a tenerne almeno uno. Puoi anche occuparti di pulire la cassetta dei gatti. È puzzolente e oggi è il tuo turno. Certo, ma lo farò stasera. Andrò direttamente alla clinica dopo la scuola. A meno che il mio piccolo e bravo fratellino... Ok, lo faccio io. Ma tu lo farai almeno per le prossime 3 volte. Andata, a dopo. Poi, dopo aver giocato insieme, siamo andate a comprare dei libri da leggere prima di andare a dormire. E ora, mentre sto scrivendo, guardo la mia piccola bambina che si sta dolcemente addormentando e penso: oggi ho fatto del mio meglio per la mia piccola Nina. Bel lavoro! Nina sembra appena uscita da un istituto di bellezza. Non è stanca come noi. Ottima osservazione. Scusi, professore. Devo dire che trovo questo progetto veramente istruttivo. C'è qualcosa che posso fare per aumentare il mio voto? No, Nina, ma sono contento che il progetto ti piaccia. Mi scusi, lo so che non possiamo avere delle babysitter, ma io ho un'importantissima partita di basket domani. Che ne direbbe se Sharon mi guardasse la bambina? Non pensarci nemmeno. Non sarebbe corretto nei confronti dei tuoi compagni. Ma è la nostra carta vincente. Non può uscire ogni 5 minuti dal campo. È vero, è la finale del torneo regionale. Non potrebbe fare un'eccezione. Beh, Maria, se ai tuoi compagni non dispiace, suppongo che Sharon sarà disponibile ad aiutarti. Grande! I due bambini sono molto impegnativi. Credi di farcela? Assolutamente sì, professore. Sono sicura che sarà veramente istruttivo. Tienila ferma, odia la fasciatura. Ah, è proprio come avere una bambina vera. Come te la cavi? Benissimo, riesco a portarla dappertutto. Passami le forbici. Grazie, e ora la pomata. Diane sta piangendo. Anche Tabata, ma abbiamo quasi finito. Mi passi le gocce, per favore? Oh, ma quello è un ciuccio.
mi dispiace. Tieni duro, arrivo. Sta buona, Tabata, abbiamo quasi finito. Ok, adesso devo di nuovo bendarla. Mi passi la garza? Mm-hmm. Ma questo è un pannolino. Eh? Mi scusi, gliela prendo subito. Non lasciarla andare. Tutto a posto, la prendo io. Vieni, Tabata. Vieni qui, piccolina. Guarda, si direbbe che hai tutto sotto controllo. Non posso sbagliare. Maria è diventata così protettiva con Shaquille. Ha addirittura con sé una radio per controllarlo. Forza, Maria! Guarda, la mamma ha appena segnato! Visto che partita, ragazzi? Io l'ho vista, ma non direi lo stesso di lui. È stato sveglio tutta la notte per Balden. Dormiglione che non sei altro? Sveglia, andiamo! Ma come? Stanno ancora giocando, dai! Questa è la finale regionale! Sarà una notte molto lunga, è il mio turno con Balden. 10 minuti, andiamo! Non potete lasciare che un bambino vi impedisca di divertirvi! Sì, hai ragione! Okay. Mamma 1 a mamma 2. Va tutto bene lì, Sharon? Va tutto a meraviglia. Io sto facendo il mio lavoro, quindi vedi di fare bene il tuo. Forza, Wong! Ma cosa hanno da piangere? Non lo so. Che faccio adesso? Fa qualcosa. Stanno distraendo Maria. Prova la chiave gialla, dai! No, prova quella rosa! Non c'è quella rosa! Olè! Ah? No! Scusate tanto! Perfetto, avevo appena trasformato una potenziale vittoria in una colossale sconfitta. E dire che dovevo soltanto far stare buoni i due bambini. Forse essere delle brave mamme non era un fatto genetico. Oh, Maria, mi dispiace così tanto che tu abbia sbagliato quel tiro libero. Smettila di chiedermi scusa. Non avrei dovuto perdere la concentrazione. E tu hai perso qualcosa, sorriso d'argento? Non ho mai visto una babysitter comportarsi così. Ti aiuterei a cercare le chiavi, ma... non me la sento proprio adesso! Ciao! Simpatica come un coccodrillo affamato. Comunque hai ragione. Non sono riuscita a calmare i bambini quando piangevano. È soltanto un compito, Sharon. Forse non sarò mai una buona mamma per i miei bambini. Come fai a dirlo se non l'hai mai fatto prima d'ora? Sì, questo è vero, ma se penso che la mia mamma l'ha fatto 3 volte e persino Nina ci sta riuscendo, allora che cosa c'è che non va in me? Niente, tranne il fatto che non devi affliggerti. Com'è andata la partita? Oh, bene. I cani devono uscire. Sì, l'ho notato. Non possono farlo, Josh o Adam. Non sono ancora rientrati. Se vuoi, puoi lasciarmi Diane per un po' e li porti a spasso. Ti ho già detto che non posso lasciare Diane con nessuno. Perché continui a chiedermelo? Credi che non sia in grado di farlo? Mi dispiace, ma me lo sono dimenticata. Perché io sono in grado di farlo! Sto vivendo un'esperienza meravigliosa con Diane e le piacerà andare al parco con i cani! Diane era tranquilla. I cani erano felici. Finalmente mi sembrava di avere tutto sotto controllo. Almeno lo speravo, perché dovevo recuperare 3 giorni di compiti di matematica. Oh, ciao, piccolino. Come ti chiami? Dylan. Io sono Sharon. Che cosa mangi, Dylan? Cioccolato, ne vuoi un po'? Oh, no, ti ringrazio. Ma sei molto gentile ad offrirmelo. Ci sai proprio fare con i bambini. Grazie. Piccolina, ne vuoi un po'? No, no, Dylan, lei non può mangiarla! Non credo che ci sia una chiave anche per questo. Scusi, avrebbe un fazzoletto di carta da prestarmi? Ecco la carta!
Sono contenta che almeno tu ti sia divertita. Grazie per il suo aiuto. Che c'è, Samson? Dov'è Pigger? A questo cane piace il cioccolato. Pigger, no! I cani non possono mangiare il cioccolato. Mamma, ho bisogno che tu mi venga a prendere al parco. Dobbiamo portare Pigger dal veterinario immediatamente, è chiaro? State tranquilli, il peggio è passato, ma se l'è vista brutta. Il cioccolato è altamente nocivo per i cani. Anche un pezzetto piccolo. Pochi grammi di cioccolato possono uccidere un cane come Pigger. È stata una fortuna che Sharon abbia agito subito. So che Sharon è una ragazza molto responsabile. No, non lo sono. Sarei stata responsabile se non l'avessi perso di vista. Non dire sciocchezze, hai fatto il possibile, però bisogna tenerlo sotto controllo. La ringrazio, Giorgina. Dormire qui stanotte. Pigger potrebbe aver bisogno di me. Ok, noi prendiamo il resto della banda, così non ti disturberanno. Grazie. Buonanotte. Non sai quanto mi dispiace, Pigger. Oh, tesoro, vedrai che Pigger guarirà. Non è solo per questo, è tutto l'insieme di cose. Io mi sento veramente una fallita. Ma di che cosa stai parlando? Tu hai cresciuto 3 bambini, preso una laurea, iniziato una carriera e io non riesco nemmeno a prendermi cura di un bambino perché commetto un sacco di errori. Adesso parli proprio come un genitore. È normale sentirsi esausti, te lo assicuro. Davvero? Certo, io mi sarei sentita persa senza l'aiuto di tuo padre e di mia madre e mi ci sono voluti un sacco di anni per laurearmi. Tutti hanno bisogno di aiuto ogni tanto. È la vita. Non avevo pensato che prendersi cura di un bambino fosse così difficile. Credevo che sarebbe stato divertente, invece è terribile. Ok, forse ci sono dei lati positivi, ma non avrò bambini finché non sarò molto, molto più grande di adesso. Ci puoi contare. Forse potrei avere solo degli animali. Tu hai un sacco di tempo per prendere questa decisione. Hai solo 14 anni. Ma se deciderai di avere dei bambini, credo che capirai che vedere un figlio crescere, scoprire la vita e infine diventare adulto vale tutti i sacrifici di questo mondo. Buonanotte, tesoro. Ti lascio una coperta in più. Grazie, mamma. Sogni d'oro. No, Balder, sei tutto sporco. So che vi sembrerà sciocco, ma mi mancherà Diane. Ti posso capire. È difficile non affezionarsi a chi ha così tanto bisogno di te. Sharon? Allora, com'è andata la settimana? Devo dirle che mi ha fatto veramente aprire gli occhi. È quello che voglio sentirvi dire. Ciao, Diane. Nina? Mi mancherai, piccola bambina. Volevi dire piccolo bambino? È quello che ho detto, piccolo bambino. Oh, ma che cosa ti è preso? È compito tuo scoprirlo. Dove sono le tue chiavi? Io scommetto che le ha perse. Ma no, devono essere qui da qualche parte. Le hai sicuramente usate quando gli hai dato la pappa. Non lo so, senta, un mal di testa tremendo. Potrebbe spegnerlo, per favore? Forse è arrabbiato perché non si è fatto tanti amici. Ah? Oh. O forse gli hai letto troppe favole. Non sembra che Nina abbia perso molte ore di sonno con lui. Devi ritrovare quelle chiavi, Nina. Lo farò, devo solo fare una breve telefonata. A chi? Alla mia tata, va bene? Cosa? Non ci credo. Ah, mi sembrava un po' troppo riposata. Che c'è? Lei ha detto che doveva essere come la vita vera. Benone, se io avrò un bambino, avrò anche una tata. Dovrò preparare un compito speciale per te. Allora Riccioli d'Oro disse: questa zuppa è troppo fredda. Non avrà mai sentito parlare del microonde. Poi vide una ciotola di zuppa piccola, piccola. Ma quegli orsi non avevano niente da mangiare a casa loro? E se vendessimo dei biglietti per questo spettacolo? Beh, se non altro Nina sta facendo un'esperienza reale e a quanto pare i bambini vanno matti per lei. Ma se per questo vanno matti anche per il cibo della mensa, e allora? Questa zuppa è perfetta, disse. E sentite un po', se la mangiò tutta. Ah!
Chissà che schifezza la zuppa degli orsi.